Ciao a tutti ragazzi, oggi domenica, giorno, che giorno è oggi? Domenica 4, 5, 6, 3, che cos'è? Mamma, scusami, che cos'è? Non so neanch'io. Andiamo a vedere allora il calendario, vediamo. Allora qui ragazzi, è dopo che siamo a casa. Oggi vi portiamo nella nostra vita per 24 ore, sarà vero? Ah, non lo so. Allora, guardiamo qui il calendario. Ecco qui. Qui c'è Aurora, Noemi, mamma Claudia. Allora, calendario. Oggi... No! Ma hai capito? Oggi è domenica 3. E giorno 3 che cosa succede? Il 3 di dicembre. C'è qualcuno che fa il compleanno. Il nonno Giugiu! Il nonno di Aurora, Noemi e Baby Andrea. Dobbiamo chiamarlo subito. Auguri, nonno, in anteprima. Cioè, Andrea che vuole fare gli auguri. Andrea, eccolo. Allora, ragazzi, allora. Questa è la situazione in casa Cavaleri. Guardate, pazzesca. Allora, siamo in procinto di partire, siamo tutti carichi. Io alle prese con Baby Andrea per farla addormentare. Mamma Claudia col pigiama. Sconvolta, che sta facendo fare i compiti a Noemi. Ecco, cosa state studiando a proposito? Gli esseri viventi. Voi lo sapete che cos'è un essere vivente o un essere non vivente? Che cosa fanno gli esseri viventi? Gli esseri viventi crescono. Poi? Mangiano. Poi? Muoiono. Poi? Nascono. E poi? Siri? Si riproduce. Aspetta. Allora, domanda a trabocchetto. Secondo voi la pianta è un essere vivente? Vediamo cosa ne pensa Noemi. La pianta è un essere vivente, cresce. Mangia. Ma secondo voi è un essere vivente oppure no? Scrivetelo giù nei commenti. Scrivete sì se pensate che sia un essere vivente oppure no se pensate che non lo sia. Guarda, sta anche già morendo. No, veramente sta bene. Veramente sta crescendo, sta facendo anche il fiore. Però le piante non si toccano, è vero? No, mamma? lasciamola dormire. Ok, mamma, vedi che Baby Andrea stava piangendo? Appena ha visto la telecamera, guardatelo. Lui vuole essere ripreso in tutto il suo stile. Guardatelo lì. Prima voleva essere coccolato e ora vuole essere ripreso. Dobbiamo dire una cosa su Baby Andrea, ragazzi. Allora, con molta probabilità Baby Andrea sta mettendo i denti. Ma quelli che hai tu, che ci cazzo? No, quelli sono brutti. Quelli sotto sono brutti tutti di tutti. Ma quelli come ti permetti? Sono belli, sono belli quelli. Ma come ti permetti? Ma come ti permetti? Guarda i miei, guarda. Sempre un cane. Per non farti vedere sempre quelli di sprizzi, guarda. Vuoi vederli? Guarda, vieni qua, sprizzi. Ma non vuole, povera sprizzi. Guarda. Sprizzi, c'ha un po' di tartaro, poverina. Forse nel frattempo neanche perso uno, non lo so. Sì, un po' infatti. Comunque, questo video, ragazzi, è la preparazione all'evento di Napoli. Fra pochi giorni prenderemo l'aereo e arriveremo lì da voi a Napoli, ragazzi, per un grandissimo evento al Christmas Village, il villaggio di Natale più bello di Napoli, che si trova proprio alla mostra d'oltremare Napoli, proprio accanto allo stadio Diego Armando Maradona, dove il Napoli ha vinto il suo scudetto. Forza Napoli, lo devo dire, mamma, posso dirlo, Forza Napoli? Certo, scusa, stiamo andando da voi. Sta facendo i compiti, via, spazio. Guarda, noi saremo proprio napoletani, ti faremo per il Napoli. Forza Napoli! Forza Inter! Ma come Forza Inter? Forza Inter, Forza Napoli. Vabbè, ragazzi, scrivetelo giù nei commenti. Secondo voi, noi siamo interisti o tifiamo per il Napoli? Non lo so, decidete voi. Fatto sta che quando sarò a Napoli, ragazzi, tiferò il Napoli e mi metterò anche la maglietta del Napoli, ve lo faccio vedere. Mi compro la maglietta del Napoli e me la indosso, sì. Va bene, Baby Andrea, tu invece cosa fai? Vuoi tifare anche tu il Napoli oppure vuoi tifare l'Inter? Cosa vuoi fare, piccolino? Vuoi dormire, vero? E vabbè, continuiamo il nostro giro. Mamma, vado a fare una visita
Ah, da Aurora è tornato sì, da ma voi. Iniziate a preparare voi tre lo spettacolo, eh? Lo spettacolo già è pronto, mamma. Solo loro non l'hanno vista ancora. Iniziate a spoilerare qualche cosina, allora. Ma come fanno a venire? Scusami, loro. Dovete venire l'8 dicembre, ore 15:30, al Christmas Village, mostra d'oltremare, Napoli. E per prendere biglietti cosa devono fare? Online, www.christmas-village.it. Mi raccomando. Va bene ragazzi, avete capito? Però non è che prendete il biglietto e c'è solo il nostro spettacolo. Se prendete questo biglietto, ragazzi, potete usufruire dell'area gonfiabili al chiuso, pista di pattinaggio, casa di Babbo Natale, scarponi, gadget, potete prendere di tutto perché ci sono 100.000 bancarelle, poi ci sono la migliore pizza, il miglior pizzaiolo di Napoli proprio lì dentro. E mamma mia ragazzi, ci sarà proprio che divertirsi. Poi ci sono anche le principesse che fanno gli spettacoli. Papi, allora, una cosa molto importante che non vi abbiamo detto, noi saremo a Napoli dal 7 al 10, ok? Quindi iniziate a scrivere giù nei commenti dei posti buonissimi e fantastici dove andare a mangiare. Vogliamo mangiare le cose tipiche napoletane, vogliamo girare Napoli, dateci qualche consiglio, cosa andare a visitare in quei giorni che saremo lì, mi raccomando. Vogliamo una pizza, una roba che è bellissima. Qual è? Che ci sono le giostre! Sì, ci sono le giostre. Ci sono le giostre, quindi al Christmas Village dovete venire per le giostre. Incluse nel biglietto. Va bene. Ciao, noi finiamo di fare i compiti, mi raccomando. No, aspetta. Io tornerò da voi perché mi dovete dire cosa metterete nella vostra valigia. Ok. Dopo facciamo già le valigie, allora. Certo, già tu sei in crisi, vero? Quando c'è la valigia non sai cosa portarti, vero? Pensaci bene. Io sono bravissima. Già sai. So già anche l'outfit. Cosa? L'outfit. Ah, l'outfit. L'outfit. Va bene, baby Andrea, continuiamo il nostro tour in casa Cavalieri Family e vi faccio vedere ancora per una volta l'albero di Natale, il nostro addobbo nel frattempo perché proprio ci passiamo lì davanti. Allora, ok, baby Andrea, andiamo. Questo è il nostro pilastro che l'abbiamo fatto proprio così. Questo è il nostro bellissimo premio ricevuto per i nostri 100.000 iscritti da YouTube. No vabbè, c'è Aurora, guardatela sconvolta. Scusa, ti sei alzata ora a mezzogiorno? No, stavo guardando la TV. Cosa? Stavo guardando la TV. E cosa stavi guardando di bello? Un altro film. Un film? Sì. Vabbè, lo sai di cosa stiamo parlando qui? No. Di cosa ti porterai in valigia per Napoli? Per l'evento, cosa ti porterai? Mi fai vedere? Andiamo di là. Dai, andiamo. Andando accendiamo l'albero. Sai accenderlo tu, Auri? Accendiamo quest'albero, vediamo. Allora, c'è un pulsante lì giù. Ma dove stai andando? Oh, dove vai? Ma c'è un nerfo che è caduto su di te. Ma cosa fai? Ma scusa. Ah, brava. Ma guarda, ragazzi, si è acceso l'albero di Natale. Col puntale di Topolino. Vi faccio vedere una roba, eh? Accendi le luci. No. Giratevi. Come giratevi? Giratevi. Che senso giratevi? Giratevi. Devo girare. Mi devo girare così. Cosa c'è? Ah, lo devi far vedere al buio? Vediamo. Oh, guardate ragazzi, sempre più bello in effetti al buio, stupendo. Aspetta che c'è baby Andrea da solo. Eccomi, sono qui, continuiamo il tour e andiamo nella stanzetta di Aurora. Auri, sei pronta? Che c'è? Vai andare lì, c'è sangue dal naso. Come sangue dal naso? Guarda. Sangue dal naso? Dove? Dove c'hai? Oh mamma mia, è vero, guardate. C'è un po' di sangue dal naso, baby Andrea. Amore mio, ti fa male? C'è un po' di sanguetto dal naso. Adesso lo medichiamo, va bene, andiamo. Che succede, Aurelia? Che succede? E gli sto uscendo sangue dal naso. Aurora qua, spendo tutto, aspetta che accendo. Sangue dal naso? Sì, sangue dal naso, aspetta. Ecco, infatti non si vedeva. Mamma, devi medicarglielo. No, è vero, gli esce sangue dal naso, ragazzi. Qua.
allora prendilo. Sì. Prendilo, prendilo. Allora, dovete sapere che proprio perché gli stanno uscendo questi dentini, purtroppo nei bambini piccoli piccoli, quando spuntano i primi denti, sono nervosi, può salire la febbre, gli arriva un'influenza pazzesca, sbavano. Fammelo vedere, fammelo e vedere. E quindi sono un po'. Accadono queste cose. Piccolini, cosa c'è? Vediamo. Un pochettino di sangue da naso ce l'ho, infatti. È perché starnutisce parecchio. Vai, vai a prendere subito la medicazione. Auri, andiamo in camera, nel frattempo loro medicano, che mi devi far vedere cosa ti porterai al Christmas Village di Napoli. No, no, ma medicatelo voi, non ce la fate a medicarlo. Ah, lo medichiamo noi, mamma? Sì. Va bene, allora dammi. Dammelo da me. Dammelo. Dammi il bambino. Ok. Vieni qua, piccolino, piccolino, piccolino. Allora, io direi di non fargli gli sciacqui in questo momento, no, perché se no, gli fai gli sciacqui... C'è da tamponarlo. È solo da tamponare poco 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 poco, magari con un po' di cotone bagnato d'acqua. Emi, l'hai portato? Vieni mamma. Arrivo. Ragazzi, scusate, a voi è mai capitato di perdere sangue dal naso? Scrivetelo giù nei commenti e fatecelo sapere. Non è niente di grave, però sappiatelo, può capitare anche quando ci si soffia tanto il naso. Ragazzi, una mia amica, una volta che era mercoledì, si chiama Emma. Ma è mercoledì? No, era mercoledì. Ah, è mercoledì, Adams. No, era. Ah, era mercoledì della settimana, giorno della settimana. Ah, scusa. E si chiamava Emma. E quindi gli usciva continuamente il sangue dal naso. Se faceva così, gli usciva. Madonna. È vero. È un film horror questa, Emma. Vabbè, ma magari si era rotto un capillare, capito, no, Auri? Può accadere che si rompono dei capillari qua all'interno e quindi esce il sangue dal naso. Vediamo se papà Salvo è riuscito un po' a medicare baby Andrea. Vediamo, ci siamo, papi? Sì, l'hai medicato un po'? Ma... Ma cosa stai facendo? Facciamo anche questo qua. Ma no, ma che c'entra? Ma perché gli metti quel cerotto in faccia se esce sangue dal naso? Scusa, i bambini fanno così, mamma. Quando hanno, che so, la bua qua, basta che si mettono un cerotto da qualche parte e gli passa tutto. Beh, in effetti si è calmato, hai visto? Così è già lui più protetto. Ma no, cosa stai facendo? Mi sto medicando anche io, mamma. Ma perché? Cosa c'entra? Così, ma gli hai tamponato meno il naso? Così soffre meno. Ma gli hai tamponato il naso con sì, un po' sì, di cotone? Scusami, Cotone, un po' d'acqua, glielo devi mettere un po' d'acquetta. Acqua. Ecco, un po' cotone, d'acqua, bagnarlo. Perfetto. Cotone. Perché? E glielo devi mettere nel nasino. Bibi Andrea, guarda come ti ha conciato, veramente, non lo so, poverino. E guarda cosa gli ha fatto papà, gli ha messo un cerotto gigante in faccia. Guarda, 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 poco poco, dai. Non vuole, non vuole. Ok, dai, diciamo che... Ce l'abbiamo fatta? L'abbiamo tamponato. Dai, un po' di pressa, un po' di pressa. Basta, va bene, ok. Nasino a posto, nasino a posto. Ma togli quel cerotto. Ma toglilo, poverino. Madonna, cosa sta facendo? Ma cioè, dare ad Andrea papà Salvo è veramente qualcosa di incredibile. Gliel'hai tolto il cerotto? Sì, amore, a posto. Ma cosa no, mamma, prendilo tu perché sta piangendo. Non ce la faccio più, ragazzi, non ce la faccio più. Ora mi medico tutto, basta. Che dire, ragazzi, qua dovevamo parlare della valigia per Napoli e è successa una tragedia. Bebe Andrea mi sa che si è spaccato il naso, non lo so, un capillare. Vabbè, diciamolo così al voce. Amy, tu cosa ti porterai? Non lo so. Un pantalone, un jeans, una maglia rossa, magica. No, vi vorrei far vedere. Oh, oggi, ma non ora perché non so cosa mettermi. Ah, io okay, sono super io fashion. Tu sei fashion. E allora io, tu invece cosa ti metterai? Io mi porto un pantalone nero e la maglietta dei Cavalieri Family. La felpa rossa? Quale? No, no, la maglietta rossa. Manica corta. Sì, dei Cavalieri. Ma si muore di freddo! Ma scusa, ma ti sembra dove stai andando? Sì, alle basse. Lei pensa che è estate, ma non è estate. Appunto. Amy, ti voglio dare il mio cerotto, lo vuoi? Perché ti piacciono tanto i cerotti. Sì.
dammi. Ok, dai, vediamo se lo metti. Ok, così non parli più. Brava, bravissima. Va bene, e allora abbiamo svelato tutto. Io invece, ragazzi, in valigia per Napoli mi porterò la maglietta del Napoli. Mi porterò la mozzarella di bufala. Mi porterò un casa di El. E mi porterò anche un amico mio. Cioè, o meglio, un nemico mio. No. Perché, ragazzi, al Christmas Village ci dovrete aiutare a cacciare il Grinch, il nostro perfido amico o nemico del Natale. Perché, ragazzi, ci rovina sempre ogni Natale. Ci rovina il Natale, ci ruba i regali. Ma non lo so, ne fa di ogni, ne fa di ogni, di ogni. Va bene. Baby Andrea mi sa che sta dormendo e quindi non lo disturbiamo. Guardate, vi faccio vedere. Shh. Facciamolo riposare con la mamma. Ok, ragazzi, ci vediamo a Napoli l'8 dicembre. Mi raccomando, dovete essere in tantissimi. E vi salutiamo. Volete dare un saluto a qualcuno di Napoli? Volete dire a qualcuno di venire a Napoli? L'8 dicembre? Al Christmas Village? Sì. L'8 dicembre? L'8 dicembre, venite. Non lo so, perché devono venire? Per fare che cosa? Per aiutarci. A fare che? A cercare il Grinch. Certo, e divertirsi anche. Sì, certo. Ma fare quindi qualche TikTok tu? No. E cosa farai? Ballerai? Mi divertirò. E ballerai? Sì. Avrai il microfono? Sì. No, tu pure? E tu sai parlare al microfono? Sì, sì. Venite l'8 dicembre a Napoli per vederci tutti insieme. Eh beh, certo, questo è lo... Che c'è? Andrador. Vero, hai ragione. Va bene, ragazzi, ci vediamo l'8 dicembre al Christmas Village di Napoli. Ormai manca veramente poco. Mancano 6 giorni. Ci vediamo. Chiudiamo con Aurora e Noemi che si danno un abbraccio di sorelle. Le Cavalieri Sisters. Abbracciatevi, sorelle! No, no! Le Cavalieri Sisters! Eccole qua! Iscrivetevi anche al loro canale Cavalieri Sisters. Ciao! Non mi piacciono gli abbracci.